di libri da leggere ad aprile. Allora, in realtà questa lista è già iniziata perché ci troviamo oggi è il 10, voi probabilmente questo video lo vedrete l'11 o giù di lì, per cui ci troviamo quasi a metà aprile. Io ho già iniziato a leggere il primo libro di questo mese che è Persuasion di Jane Austen, appunto, insomma, si sa. Questa lettura impegnativa, molto impegnativa. Sono su questo libro, credo, ormai da più di una settimana e sono giunta a pagina 44. Perché, allora, forse vi ho già raccontato di questa cosa in qualche video, però insomma lo riassumo brevemente. Questo libro non c'era messo, perché questo mese ho comprato veramente tanti libri, fra il book haul fatto al Book Pride col consorte, vi piazzo il video, e l'ordine fatto al libraccio, anche di questo. Non so se il video, cioè il video l'ho già fatto, ma non so se quando pubblicherò questo sarà già pubblicato comunque. Non avrei dovuto comprare altri libri, soltanto un giorno avevo in borsa Il ballo di René Mayrowski, che è un raccontino, è piccolo, l'avevo finito ed era un giorno lungo di quelli in cui dall'ufficio vado direttamente allo IED per il corso di specializzazione. Per cui la sera in metro, fra le altre cose faccio molte fermate di metro poi dal corso, dallo IED a casa, sarei stata senza nulla da leggere, per cui sono entrata da Feltrinelli e ho acchiappato questo. Edizione bellissima, appunto, di Persuasion. In inglese. L'inglese di Jane Austen, si sa, non è un inglesuccio da due soldi, insomma, bisogna starci dietro ed è appunto una lettura impegnativa per questo motivo. Fra le altre cose si aggiunge anche il tipo di narrazione di Jane Austen, che è molto concentrata sulla psicologia del personaggio, che ci riferisce tutti i pensieri e tutte le preoccupazioni del personaggio, quindi fate uno più uno e viene fuori una lettura che penso mi prenderà almeno un'altra settimana e mezzo, per 2 settimane, non lo so, potrei passare intero aprile su Persuasion di Jane Austen, quindi insomma questa TBR prendiamola un po' con le pinze. Secondo libro che voglio assolutamente leggere questo mese, perché sono arrivata alla quarta lettura e voglio continuare la mia maratona shakespeariana, è questo Re Lear di Shakespeare, appunto. Quarto appuntamento della maratona shakespeariana, appunto, per chi volesse sapere cos'è, giù trovate il link alla pagina Facebook. Lui c'è, dovrebbe esserci, speriamo che Persuasion lasci un po' di spazio anche a Re Lear. Poi ho messo il numero di aprile di Giulia, quello di marzo nel wrap up non ve l'avevo messo perché non l'avevo ancora letto, l'avevo comprato, l'avevo a casa ma non l'avevo ancora letto. In realtà poi l'ho letto tipo quella sera stessa, quindi in realtà forse fa anche parte tipo delle letture di aprile, non lo so, ce ne preoccuperemo poi quando dovremo fare il video delle letture di aprile. Comunque, ad aprile ci starà anche questo, Il fantasma di Loch Moran, appunto Giulia, numero 211. Infine, se dovesse restarmi nel tempo, vorrei tanto leggere questo, I segreti di Hip House, un libro di Edward Carey. È un libro per ragazzi, per cui do non dovrebbe essere impegnativo da un punto di vista, appunto, di storia, narrazione, eccetera, eccetera. Per altre cose è scritto anche abbastanza grande, però ha la sua bella ciccia, perché comunque supera le 300 pagine, quindi insomma un bel punto interrogativo, appunto, perché non so che ne sarà di me con questo Persuasion. Jane Austen a me piace, però devo dire che io l'ho sempre solo letta in italiano, tranne alcuni stralci per gli esami che ho preparato all'università. Non ho mai letto opere complete di Jane Austen. Oddio, forse una, forse Northanger Abbey. Però non sono sicura. Comunque, per cui in traduzione l'ho sempre apprezzata. La commistione del suo tipo di inglese, che è un inglese ovviamente attempato, quindi non è l'inglese che sentiamo parlare. Se guardiamo una serie televisiva in lingua, non è lo stesso inglese che poi andiamo a leggere in Jane Austen. Addizionato con il suo tipo di narrazione, sta 15 pagine a dirci cosa c'è nella testa di Anne, perché cosa pensa, che cosa le è successo, quali sono i suoi sentimenti, e poi sua sorella cosa pensa, e sua sorella come si. Come dire, la commistione di queste due cose, la difficoltà linguistica più la difficoltà, chiamiamola così, di narrazione, me la sta rendendo molto pesante e devo essere sincera, sta un po' togliendo la normale gradevolezza che ho trovato di solito nei libri di Jane Austen. Questo mi dispiace.
se dovesse continuare così per tutto il libro, mi riservo di leggerlo anche in traduzione, perché appunto vorrei evitare di pensare che Persuasion non mi piace. Magari Persuasion mi piace, ma è un inglese molto, come dire, arzigogolato, quindi mi rende difficile la lettura, di conseguenza mi fa apprezzare poco la storia, che in realtà sarebbe una bella storia. Non lo so, vedremo. Vedremo come andrà. Con questo vi saluto, queste TBR sono sempre più short, ragazzi, così quick, quick. Vi rimando al prossimo video.